bentornati al Salotto di Simona. Oggi c'è Cristian Bianchetti. Ciao Cristian. Ciao a tutti, ciao Simona. Non poteva non farlo perché Cristian, lo sapete, è stato appena eletto lo sportivo dell'anno, ma oggi ho il piacere di presentarvi l'uomo che abita nello sportivo dell'anno, che ha tante di quelle qualità, capacità. Beh, non lo so se basteranno 20 minuti per raccontarti, Cristian. Ma io ho fatto così solo perché sono da te, eh? Io invece pensavo che tu lo avessi fatto perché è un gesto spontaneo. Quando raggiungi i tuoi obiettivi sportivi, credo che questo parta in automatico. A volte, quando le forze si riesco a fare così. Ti posso nominare per qualche istante il nostro coach motivazionale? Perché io credo che tu rappresenti per tutti noi anche un grande riferimento per la costanza, la determinazione. Cioè della serie, ma chi te lo fa fare, no? Perché sono fatiche, energie, tempi lunghissimi, ma pieni di risultati meravigliosi. Questi però si ottengono tipicamente con qualcuno alle spalle che usa una sorta di frustino e ti dice vai avanti così, fai questo, fai quello. Tu invece sei in perfetta solitudine. Allora, hai usato già 3-4 termini che possono essere 3-4 storie. Allora, chi te lo fa fare? Chi me lo fa fare sicuramente è una cosa che scatta nella mente, ma ti assicuro che mi è scattato nella mente da circa 2 anni, perché se mi avessero detto 3 anni fa tu avresti fatto l'ultra cycler, quindi questo tipo di fatica, questo tipo di distanza, io avrei preso la bici e l'avrei buttata nel primo fosso possibile. Poi scatta una molla che scattò il 4 luglio del 2018. Me lo ricordo ancora, era il 30 giugno, io avrei dovuto fare i campionati italiani con i professionisti. Quell'anno non li assegnarono, l'anno prima li feci con l'idea di non arrivare ultimo, feci quint'ultimo, però era un'esperienza che ho detto o la faccio adesso a 38 anni o non la faccio mai più. Feci il campione italiano, vinse Quinziato, c'era Moser, c'erano i più blasonati ciclisti italiani. Quell'anno non venne assegnato dalla federazione il 30 giugno, tutte le federazioni del mondo, anche in Afghanistan, fanno il campionato entro il 30 giugno. Io ero preparatissimo perché non volevo fare quint'ultimo, volevo fare nei 10, nei 15, cioè mi ero proprio preparato benissimo. E per l'arrabbiatura quel giorno decisi di fare l'Everesting del Terminillo. Cos'è l'Everesting? È prendere una salita, farla tante volte fino a quando non si raggiunge come dislivello l'altezza dell'Everest. Il Terminillo sono 1100 da Vazia fino a Campoforogna, quindi l'ho fatta 8 volte, 1100 quasi 8 volte per raggiungere gli 8848 metri dell'Everest. In quanto tempo, scusa? Lo feci in 13 ore e qualcosa, quindi anche un'oretta a salita, 20 minuti a scendere. Sono senza parole perché dinanzi solo all'idea di dover fare una cosa del genere, credo, io vabbè mi tolgo proprio fuori da questa possibilità, ma secondo te prendiamo un campione di 100 persone, ma in quanti lo farebbe? Allora, ti dico una cosa, per me il Terminillo è una valvola di sfogo, quando sono arrabbiato vado a fare un Terminillo, così ti rilassa, ti produce endorfine e torni a casa abbastanza rilassato. Molti professionisti che vengono nel nostro territorio a fare il ritiro pre-Giro d'Italia, c'è stata la Bardiani, c'è stato Simone Sterbini che è il mio amico, ho perso la sua mantellina la settimana scorsa, lo sapete tutti, sì, durante la consegna. Sì, lo sappiamo tutti, poi ne parliamo. Ah, ci picchia questa cosa. Viene Valerio Conti al Terminillo, che è stato 9 giorni in maglia rosa l'altro anno addirittura. Wow. Quindi con loro noi facciamo gli allenamenti qui intorno, li portiamo a vedere le nostre vallate, i nostri posti, la piana, il Terminillo, i santuari francescani, i laghi, li portiamo a vedere la Sabina piuttosto che e loro restano incantati proprio che posti, capite, calcolo, e Valerio viene da Roma, gli altri ragazzi, anche chi viene da Milano, chi viene da Roma, vedono i nostri posti, sono totalmente affascinati e ci chiedono ma come mai non riuscite a crearne un turismo magari come a Livigno, come nelle zone più blasonate? È una bella domanda che ci poniamo da tanto, un po' tutti. Da moltissimo tempo ce lo poniamo. Sì. E loro stessi, che sono dei ciclisti professionisti abituati a fare tappe per giorni e giorni, sì, di 5-6 ore, pensare di stare in bici 13, 24 ore, 48 ore quando ho fatto l'Adriatic Marathon, per loro è proprio una cosa fuori di testa. Ma loro sono giovani, anche io da giovane preferivo fare la corsa di 2-3 ore oppure la crono di 10 minuti, prendo, vado a casa, vinci secondo, terzo quello che hai fatto e continui la tua vita normale. Poi a un certo punto scatta questa follia
E hai ragione tu, queste magari sono la punta dell'iceberg, le vittorie, ma sotto c'è il sacrificio, c'è la rinuncia a molte cose, tra cui la famiglia tra cui è uno dei miei supporter principali, sia con mia moglie che tra virgolette la considero la mia nutrizionista, perché è lei che mi prepara da mangiare tutto quello che il nutrizionista mi dice di mangiare, perché certo. Se ti dice il riso così e questo così e la pasta così e questo così e i panini, se fosse per me sarei già morto non di fame alla seconda ora. Non te ne passi mai? O preferiresti addirittura saltare un pasto piuttosto metterti là a pesare, a mangiare solo quello che ti viene detto? Una cosa che tanto è impegnativa la dieta, è molto impegnativa, ma non va saltato un pasto. Uno pensa che il ciclista non mangi. Invece noi mangiamo il triplo degli altri, perché già il nostro metabolismo basale è alto. Più quando fai un'uscita, al minimo consumi 3-4.000 calorie, che è un pranzo di matrimonio. Quando fai le imprese, quelle che sei in gara per 24 ore, consumi 20.000 calorie. Cioè una cosa che devi recuperare durante la settimana. Non le puoi mangiare tutte insieme. Chiaramente mentre fai le gare mangi ogni 40 minuti, bevi ogni ora, c'è tutta una scaletta, una preparazione molto specifica, perché non si improvvisa nulla in questo sport. Ma il 100% di quello che riesci a ottenere come risultato per finalizzare è la testa. Se non parte l'input dalla testa, che è la centralina del nostro motore, il motore può stare al 100%, ma se non gli arrivano gli impulsi, che è quello di dire sì, io devo finire questa gara, non vai avanti. È proprio qua che volevo arrivare, la testa. Ci sono teste e teste. Io non voglio adesso discutere sulla preparazione o meno di altri sportivi. Mi sono resa conto, però, analizzando quello che tu fai con la tua bicicletta, che stiamo a un livello superiore, proprio perché c'è bisogno di una forza, una costanza, una determinazione e anche una capacità, una forza fisica. Si vede che stai bene dentro e fuori, questo voglio dire. Quindi ti faccio i miei complimenti a nome di tutti e non credo sia stato un caso il fatto che tutti i cittadini, o comunque gran parte dei cittadini, abbiano votato Christian Bianchetti quando è stato posto loro la domanda: chi voti come sportivo dell'anno? Quanti voti hai preso, Christian? Non lo so, 600 e qualcosa, tra quelli reali, più qualcuno ha sbagliato, ha messo il like, ha scritto sotto Christian Bianchetti, ha messo la faccina arrabbiata. Le emoticons e quindi poi qualcuno magari è successo che ti hanno dato quello sbagliato. Qualcuno condivideva il post di Ready Life e mettevano la faccina arrabbiata lì, quindi effettivi non lo so, però credo reali 600 e qualcosa. Che mi hanno stupito, perché molti sono di amici che io ho stalkerato per dirgli mettete lì il voticino, come del resto hanno fatto tutti gli sportivi candidati. Ma molti faccine arrabbiate, molte preferenze le ho ricevute da persone che io non conosco, che magari hanno seguito. Però conoscono te. Questo mi fa piacere, ma che io ringrazio, perché magari hanno capito durante l'anno, quando uscivano gli articoli, che c'era la vittoria in Romagna, la vittoria a Forlì, la vittoria a Treviso, magari possono capire, ma questo è matto veramente. Perché poi io ho riniziato dopo questa Adriatic Marathon, che è stato il mio battesimo nell'ultra cycling, nel settembre del 2018, fu una gara di 1200 km che si partiva da Pescara, si arrivava all'Euca e si ritornava su. Ma ne parla come se stesse dicendo per i nostri amici no, del territorio, dura, che ne so, da Poggio Bustone. È durissima. A Contigliano, cioè, è durissima in bici. Qua stiamo parlando di migliaia di chilometri. Migliaia di chilometri. Migliaia di chilometri. Però entri in un'altra dimensione, come se all'inizio c'è il dell'agonismo. Infatti, le prime 6 ore l'abbiamo fatta sportellate con i primi 6 della gara. Abbiamo fatto 40 di media. Siamo arrivati alla prima time station, dove metti la firma per far vedere i punti. Ci seguono dal satellite. Alla prima time station siamo arrivati in 6. In 6 ore erano 240 km, lui ha fatto 40 di media e non te ne sei accorto, perché stai lì in posizione da crono. Però lì ancora può essere ritenuta gara. Sono momenti però che mi piacerebbe analizzare con te, ma ci arriviamo tra un attimo, perché prima che ci allontaniamo troppo dal discorso, che poi vedi qui sul nostro tavolo il risultato di queste votazioni, di questa scelta, in quanto tu vero sportivo, vorrei ricordare insieme a te coloro i quali hanno partecipato a questa sorta di gara, al voto dello sportivo dell'anno. Quindi insieme a Christian Bianchetti c'erano Roberta Bruni, astista molto brava, sono persone che, ricordiamoli, perché che anche loro fanno quello di, perché un grande lavoro indubbiamente che deve essere loro riconosciuto, però
La Caramignoli, Caramignoli è in vasca costantemente, certo. C'era Dionisio un calciatore, c'è esatto. Il presidente del Real ringraziamo Sportivo. Tutti voi per aver rappresentato logicamente questa grande tenacia, questo amore per l'attività sportiva e per questa grande passione che vi ha portato a grandi risultati. Oggi però siamo qui con Cristian Bianchetti, che ha vinto questo premio, tra l'altro ti è stato consegnato dalle mani di Alberto Milardi, della studentesca Milardi, e come potete ben notare il simbolo ormai che rappresenta questo grande riferimento sportivo nella nostra città vede il profilo di Andrea che penso seguirà un po' tutti i cuori sportivi di questo nostro territorio, non è così? Ma sai perché? Lui non era solo un maestro di atletica, lui se andavi al campo scuola, io ci andavo pochissimo, però quelle poche volte che mi capitava di incontrarlo sia al campo scuola sia al CONI, perché lui per un periodo è stato presidente del comitato provinciale del CONI, lui gli si illuminavano gli occhi perché vedeva in te uno sportivo e lui sa che fatiche ci sono dietro il ciclismo, anche perché era un appassionato di ciclismo, quindi ci facevamo delle domande, si parlava del più e del meno. E poi c'era un'amicizia particolare. Era una mente molto aperta. Andrea è stato uno di quelli che ha partecipato, che ne so, al promo di Se Arete Ci Fosse il Mare. Io prendevo i personaggi del posto, del luogo, sì. Nonché personaggi famosi da Lino Banfi e Righiera, abbiamo preso un po' di tutti, e gli facevo la domanda, e Se Arete Ci Fosse il Mare? E lui mi rispose, eravamo al campo scuola, saremmo tutti qui a nuotare invece che a correre. Che meraviglia. Con la sua proprio tranquillità bellissima. Ci arriviamo anche a Se Arete Ci Fosse il Mare. Adesso torniamo invece in sella a questa tua bici, dove mi dici per 200 e passa chilometri di quella esperienza di cui stai parlando. Sì, 1200 della Puglia, pazzesco. Tu sei tutto rannicchiato, quindi non vedi niente. Io sto lì, mangio, penso. Ho capito, però c'è poi un flash, un'impressione. Non è possibile che tu veda soltanto una parte della tua bici e dei tuoi piedi che pedalano. Io credo che ci sia molto di più in quei momenti. Guarda, cosa riporti a casa di quella grande pedalata? Di quella grande pedalata porti i flash di tutti i paesaggi che vedi, perché guardare la Puglia notte, mattina, giorno, alba, tramonto, i trulli. Io ho visto tutta la Puglia in 48 ore, ma l'ho vista facendomi delle domande, perché a parte siamo stati quasi sempre lungo costa, a parte la parte che da Taranto taglia per Foggia, dove passi appunto per i trulli, per i paesi di Padre Pio. Ma quando sono stato sulla costa, io mi ricordo l'alba verso l'Euca, che vedevamo delle nuvole sul mare. E dall'ammiraglia mi dicevano, guarda che belle nuvole alte, e dice, guardate, non sono nuvole, sono le montagne sicuramente della Grecia o dell'Albania. Pensa infatti si vedevano, sono lì a 60-80 km, eravamo proprio vicinissimi, c'erano queste montagne. Hai avuto me è un bel anche ricordo. La lucidità di riconoscere sì, io. Che hai all'orizzonte, che io sono ma come fai? Sono il più lucido di tutta la crew che mi segue, perché stare dietro a me con la macchina per 48 ore è fuori di testa. Già se uno fa 12 ore Rieti Trento e ritorno, cioè ti fa male la schiena, visto ma quando scendi dalla macchina, devo sgranchire le gambe. Ma infatti ti voglio dire una cosa, Cristian. Quando tu sei sottoposto a questo grande stress, perché alla fine sottoponi il tuo corpo, la tua mente ad un impegno enorme, e non credo ci si possa permettere la distrazione di un pensiero, qualcosa che ti dica però vorrei fermarmi, però avrei bisogno di un caffè, però avrei bisogno di, che ne so, stirare un po' questo muscolo. Tu hai soltanto un obiettivo, punto. Quando è che arriva proprio la lampadina rossa che si accende e lì capisci che è il caso di smettere un attimo? Allora, noi abbiamo delle time station, in genere ogni 250 km ti fanno fermare per mettere la firma, a parte che loro lo sanno perché ti seguono con un GPS, quindi sai se certo. Sei sulla strada giusta o meno. Alla time station ti fanno un controllo di capacità cognitive, cioè se sei finito ti fanno fermare proprio per regolamento. Però se arrivi lì pimpante, fai le battute e tutto il resto, capiscono che puoi ancora andare, in genere firmo e scappo, perché non vogliono perdere tempo, anche perché magari hai l'avversario a 2 chilometri, uno lo devi raggiungere a 1 chilometro, quindi... Una specie di pit stop, come succede nella Formula 1, una cosa molto rapida. Sì, poi tu ti puoi fermare anche a dormire, mangiare, la pasta, puoi andare in albergo, puoi fare quello che vuoi, però il tempo scorre e se vuoi vincere non è proprio l'ideale come tattica nel modo più assoluto.
E lì alla Adriatic Marathon siamo stati bravi proprio in questo, un po' per incoscienza perché era la mia prima gara. In genere le gare sono 600 km, 750, che è tantissimo. Pensare di fare la prima gara a 1200, c'era proprio la voglia di vedere la prima notte, che poi ho rivisto la seconda alba, ma poi ho rivisto anche la seconda notte. Oh. Fredda, il vento. Cioè, in certi momenti dici, ma chi me lo fa fare? Ecco, perché sulla pianura di Foggia tu sei al buio, alle 4 di notte, te stesso che pedali, ma comunque sia vai in un'altra dimensione. C'è una trance agonistica, perché tu non stai lì a pensare a pedalare, quello già l'hai preparato mesi e mesi prima. Cioè le gambe vanno da sole, il cuore ha il suo regime, perché lo hai abituato a consumare soprattutto i grassi, piuttosto che magari il glicogeno, perché se tu vai forte ti bruci tutto il carburante che hai nei muscoli, duri 2 ore, poi prendi la bici, veramente la butti nel mar Adriatico. E invece devi abituare, facendo tutta una sorta di esercizio, vado in bici 6 ore al giorno. Tu conosci perfettamente la tua macchina, bicicletta, che penso tu l'abbia scelta come compagna per tante qualità, caratteristiche tecniche. Abbiamo 3 di biciclette, per la gara, in base a se è pianura usi una bici, se è salita ne usi un'altra. Però la tua macchina tu la sai riconoscere a distanza. Sia il corpo che la bici riesco a capire tutto. Tu parlavi di stretching prima, ma se io inizio a sentire una tiratina, a parte prendo sali minerali, siamo molto accorti su quello che è la nutrizione durante la gara, ma se io sento una tiratina aspetto la discesa, metto un attimo la gamba sulla sella, cosa sconsigliatissima da fare per i neofiti, però faccio stretching in bici. Chiaramente non lo fai in salita che ti fermi in velocità, lo fai in discesa. Insomma, c'è solo una persona che ti può fermare, Christian Bianchetti. Sì, a volte mi riesco a fermare da solo perché incappo in incidenti, in cose del genere, ma in genere mi rialzo e arrivo al traguardo anche se sanguinante. L'obiettivo quando tu parti è di vedere lo striscione del traguardo, a prescindere dal risultato. Comunque sia, devi essere uno che quella gara che hai deciso di affrontare, ti sei preparato per 5-6 mesi, devi vederne la fine. Poi dipende dalla capacità degli avversari, se metterti in difficoltà per fare secondo, terzo o se riesci a vincerla, ma la vinci di testa, nel senso l'Adriatic Marathon mi è andata di lusso. Certo. Poi sono stato fermo 5 mesi per un infortunio, dove dovevo rimettere a posto un po' il bacino, un po' la gamba, tutto il resto, e avevo deciso nel 2019 di non partecipare alle gare ciclistiche. Invece a marzo venne proprio Valerio Conti, questo ragazzo che è stato maglia rosa al Giro d'Italia. Gli chiesi, ma secondo te io in 70 giorni mi riesco a rimettere in forma? Lui mi disse, certo. Quindi mi ha dato quella carica, venuta da un personaggio di spicco del ciclismo italiano, e io lì mi sono messo tutti i giorni ad allenarmi. Ho fatto una prova con un Everesting appoggio bustone, che era il 10 maggio. Lo volevo dedicare a Lucio Battisti, perciché da buon musiciclista quale mi definisco, per me fare un Everesting appoggio bustone in occasione del 50° anniversario della pubblicazione dell'album Lucio Battisti, che fu il suo primo 33 giri, ho detto voglio fare un qualcosa dedicato a Lucio. Per me è un mito, lo suono da quando ho 6 anni, i miei genitori mi regalavano tutte le canzoni, suonavo il pianoforte, suonavo tutte le canzoni di Battisti, e organizzai questa cosa. Feci il calcolo del dislivello di Poggio Bustone partendo dall'atterraggio del volo a vela fino ad arrivare al santuario di San Giacomo di Poggio Bustone, erano 440 metri di dislivello. Ho fatto un po' i calcoli, se lo faccio 22 volte raggiungo l'altezza dell'Everest, 8848, se lo faccio 25 raggiungo i 10.000 metri di dislivello, che ti consente di entrare in un particolare club che è l'HRS, Height, non lo dico in inglese, però vuol dire la società di quelli matti che superano i 10.000 metri di dislivello su una stessa salita. Se non lo avessi detto tu, l'avrei detto io, quindi va bene così. Ok, quindi evito. E provai a fare queste 22 volte. Guardando la discografia di Lucio Battisti, mi sono accorto che Lucio Battisti nella sua carriera ha pubblicato 22-45 giri, quindi la cabala l'ha fatta da padrone. E ho dedicato ogni discesa ardita e ogni risalita a un lato A e un lato B di ogni suo 45 giri. Andando avanti ho scoperto che Lucio Battisti ha anche 3 45 giri inediti, che sono stati quelli che poi mi hanno fatto fare i 10.000 metri.
Quindi è stato proprio un segno del destino, quindi partire... Beh, i segni del destino bisogna poi saperli riconoscere, mi pare che tu qui abbia una certa abilità. Quest'anno è stato l'anno dello spirituale, oltre del fisico, è vero, ci ho messo tanto del fisico, perché l'Everesting di Poggio Bustone mi ha aiutato a preparare mentalmente quello che sarebbe stata la gara del 1 giugno, la Romagna Ultra Race. Sarebbero stati 550 km da percorrere il 1 giugno con 14.000 metri di dislivello. Quindi ho detto, se io 20 giorni prima mi alleno sui 10.000 metri, psicologicamente riuscirò a fare quella gara. Tant'è che l'ho fatta, fu il primo giorno di caldo, mi ricordo, perché l'altro anno ha piovuto tutto l'anno, tranne il 10 maggio che ho fatto l'Everesting, e il 1 giugno che io ho tolto per la prima volta i gambali, che sono le protezioni che ci mettiamo sulle gambe per non sentire freddo. Tant'è che mi ustionai, pubblicai una foto tra il calzoncino e la gamba, ero rosso peperone qui e bianco una mozzarella sopra. Però è il bello della diretta, quella gara venne vinta nella modalità solo man, che è con l'ammiraglio al seguito. E da lì mi ha ridato un po' l'input per preparare il fine stagione, dove avevo la Terminillo Marathon, che era la gara di casa, 550 km, 11.000 metri di dislivello, dura perché c'erano avversari, insomma l'ex campione italiano, c'era i più blasonati del ciclismo, dell'ultracycling italiano, quella l'ho voluto vincere proprio di tigna, ho fatto i 550 km in 21 ore, siamo andati proprio a cannone. Che se adesso dessimo uno sguardo proprio a tutte le gare che hai fatto, davvero dovremmo starne a parlare ore e ore, ma però il bello è che... soprattutto per la preparazione, la dedizione ad ogni tua singola sfida, perché qui parliamo di sfide poi alla fine con se stessi, sì, no? Sì, assolutamente. Cioè, tu qui accendi una sfida con te stesso e mette in campo delle energie che non sono soltanto quelle del corpo, comunque di una ottima concentrazione, ma c'è molto di più. Infatti l'uomo Christian Bianchetti si muove attraverso canali molto forti. Tu infatti ascolti anche tanta musica e regali tanta musica, perché ti occupi anche di questo. Quindi avere l'energia di cui hai bisogno, insomma, per fare le tue competizioni ciclistiche, poi l'energia per trasmettere la sensazione di benessere, di dare quel tocco di serenità, di amore al pubblico che intrattieni con le canzoni, prevalentemente sì, quelle di Lucio Battisti, l'ho notato. Mm-hmm. Ecco, questo sta a significare che tu comunque sei anche un ottimo ascoltatore di te stesso. Allora, pensa che ogni volta che preparo un ultracycling, qualsiasi essa sia o qualsiasi sfida che sia un Everesting, io per 4 giorni sono in ritiro spirituale, anche se sono a casa, mia moglie lo sa, quasi non ci deve essere un problema, già se arriva una bolletta è un problema che mi distoglie energie positive, perché io sto nella mia mansarda e mi concentro, ascolto musica, ma quella musica che ti fa vibrare la schiena, quella che ti carica di energia. Io sto 4 giorni così, quando vado fuori, ho fatto ad esempio la time trial a Treviso, io potevo partire tranquillamente 2 giorni prima, sono partito 4 giorni prima, proprio per cercare quella solitudine, che solitudine non è, perché tu sei con te stesso, ascolti, guardi, sei curioso, vai a vedere i posti, vedi il tracciato, parli con persone, 5 minuti, perché al 6° minuto già mi hanno tolto troppa energia, devo stare da solo per immagazzinare tutto quello che mi servirà. Ascolto la musica nel frattempo, prendo tutto il bello da quello che ascolto, Battisti in questo caso perché è una cover band e ci divertiamo tantissimo, ho scoperto che è un prodotto bellissimo perché tu stai 3 ore a fare musica live, chitarra, pianoforte, fai Battisti dall'inizio alla fine e la gente canta con te Lucio Battisti, immortale. Beh, è un Lucio repertorio immortale. Di una bellezza inaudita. Per me è bellissimo, infatti quando vinsi la time trial a Treviso, che erano 24 ore da fare su un circuito, è stata la gara più nervosa di testa per me, perché avevo gente veramente forte a livello europeo che mi era le calcagna a 2 minuti, quindi io dovevo sempre... Ma secondo me anche loro dicevano, qua c'è Bianchetti, bisogna pedalare. Ma io non sono conosciutissimo, perché io sono entrato nell'ultracycling da un anno, lì c'è gente blasonata da 10 anni e se va a vedere curriculum, insomma, fanno paura. Però quest'anno mi sono calato il pocherissimo, 4 partecipazioni, 4... Inizio a credere, nel senso per noi. Il prossimo anno... Mi sono organizzato molto bene, tra un po' inizierò a tirare fuori il mio sito con le mie partnership. Sono molto orgoglioso di portare partner come eccellenze locali del territorio appoggiate a me, perché io il 29
settembre, quando vinsi questa 24 ore, mi sono reso conto qualcosa che torna, che non stavo, 29 settembre, esatto, che non stavo parlando di me, della prestazione, di come ho fatto. Io quella notte la feci poi a maniche corte perché avevo gli avversari alle spalle e non avevo tempo di mettermi gambali, mantelline. L'ho fatta veramente alla follia a 5 gradi con la pioggia. Poi uno ti dice: ma non ti annoi tu 24 ore sullo stesso percorso? No, perché parti all'alba, poi c'è il sole, poi c'è l'uscita dalle scuole, poi c'è il traffico, poi devi stare attento a questo, poi la sera l'imbrunire, vedi quelli che fanno la raccolta delle viti perché era periodo di vendemmia, la notte è stupenda, notte sì. Sei tu e la tua lucetta, ogni tanto incontri qualcosa che è un cane, un cinghiale, un capriolo, caprioli che ne ho incontrati tantissimi in Romagna, compresi in discesa, che stanno lì fermi, ti guardano, poi gli ultimi 10 metri si spostano, però tu intanto smaltisci. Sì, un po'. La notte è bellissima, la notte più bella addirittura che ho visto è stata a Castelluccio quest'anno durante la Terminillo Marathon. Era notte fonda e guardando il cielo, essendo la piana di Castelluccio buia, visto che Castelluccio purtroppo è nelle condizioni in cui è, ho guardato il cielo e ho visto un cielo mai visto in tutta la mia vita, perché c'è proprio il nero, guardi su e sembra un altro cielo con milioni e milioni di stelle. Sì, bellissimo, quest'estate ci riandrò al buio. Sappiamo che sei un grande amante della natura, infatti rimango sempre molto colpita dai tuoi post dove a volte denunci i comportamenti assolutamente orribili di alcuni concittadini che abbandonano rifiuti, elettrodomestici o comunque non rispettano l'ambiente. Plastica che ovviamente sta divorando il nostro verde, ma tu hai sempre un minuto, o forse anche qualcosa di più, a un certo punto decidi di parcheggiare un attimo la tua bicicletta, filmare quello che vedi che non va bene e hai proprio la, non dico il coraggio perché dovremmo farlo tutti alla fine, ma è la decenza di ricordare che questi atteggiamenti non sono corretti e che è vergognoso il comportamento di alcune persone. Questo ti fa onore perché c'è una forma di amore che tu emani attraverso l'arte, attraverso il ciclismo e anche questi messaggi dove non ti imponi su un piedistallo, ma dici semplicemente trovo questo sconcertante, trovo questo sbagliato. Quindi hai anche lo slancio ulteriore, no? Per ricordare alle persone che c'è un sistema di vita bello, non migliore, bello, perché in tutto quello che tu fai, che tu rappresenti, c'è una forma di bellezza che è estremamente curata. E qui, scusami, vorrei anche salutare le tue donne a casa, Francesca e Beatrice, spero di aver detto bene i loro nomi, perché a volte io li devasto, ma sono una volta incontrate due ragazze così, ti entrano nel cuore, come fai a dimenticarle? Perché loro credo che insieme a te partecipino a tempo pieno, insomma, al messaggio di bellezza che tu hai proprio dentro come essere umano. Quindi, sì, no, mi appoggio. Fortunate loro, fortunato tu e fortunati noi che abbiamo la possibilità di vivere questi tuoi riflessi sempre attenti, sempre accesi. Ma sai che sei un bel esempio, Christian, davvero. Questo ti ringrazio, ma non è un esempio, è un modo far vedere quello che gli altri non vedono, perché in auto queste cose non si vedono. Io in bici, stando al lato destro della strada da 25 anni e guardando nei fossi, ti assicuro che ogni metro di strada dove passano le macchine è mortificato da rifiuti solidi urbani. Quando sei fortunato trovi la bottiglietta di plastica, il fazzoletto, tutto quello che c'è da buttare dalla macchina, quindi anche se scartano il portacellulare che è arrivato con il corriere lo buttano dal finestrino, certo. Pacchetti di sigarette, non ti dico. Però poi ci sono quei luoghi, quelli che tu magari sali 1000 metri, sei nel bosco in mountain bike e trovi il divano. Oppure fai delle salite dove per chilometri e chilometri trovi gli pneumatici buttati di sotto. Chiaramente sono degli abusivi che cambiano le ruote, cioè è plateale il fatto. Io ho provato a denunciare queste cose. Prima li andavamo a raccogliere con i volontari per forza, tramite Benito, Arianna, tutti amici, Flavio, Domenico. Eravamo un gruppo, ci davamo appuntamento il sabato, la domenica. Io purtroppo da quando ho iniziato a fare l'ultracycler non ho più questo tempo libero, ma quando il giorno di scarico prendo il mio saccone nero e vado a raccogliere
tuttora un po' di immondizia. E grazie. Anche perché l'ultima volta che l'ho fatto, nel chilometro che pulii, a parte abbiamo stilato una classifica dei 10 rifiuti più trovati, quindi il pacchetto di sigarette, la lattina, l'involucro del mangiare, il materiale elettronico, trovi veramente di tutto, c'è da rimanere basiti, c'è da rimanere veramente basiti. Lo voglio fare per far capire alle persone che quello che loro stanno rovinando è la nostra palestra. Cioè io mi alleno nella mia palestra, è come se uno va nella palestra con i pesi e trova per terra la cartaccia della merendina, della barretta. Ma quello sì, certo. Un po' sono anche ciclisti, però i ciclisti si sensibilizzano, iniziano a capire che se tu hai portato una barrettina, la scarti, la carta rimetti sì, da dove era la barrettina. Da qualche parte. Il problema sono quelli che vanno proprio lì con il furgone e in una piazzola di sosta discaricano gli scarti del rinnovo della loro casa, quindi il water, i mobili, sul bordo, nella scarpata. Certo, dove ma è chiaro, ma non sanno queste persone che prendendo sempre il mezzo vanno, dov'è che si chiama quel a Casapenta dove, è gratuito. Dove possono, esatto, serenamente, non devono nemmeno sentirsi basta andare colpa, lì dopo le due e ti accolgono sinistro, andate là invece vi fanno pure l'applauso sì, se li lasciate là. Puoi mettere il televisore da una parte, il legno dall'altra, la plastica dall'altra, sono gentilissimi, ti rilasciano anche un buono per andare qua nelle farmacie comunali e avere uno sconto su dei prodotti di Beauty Farm. Vedete? E soprattutto non fai lo zozzone. Lo zozzone, perché noi abbiamo tutti gli ingressi di Rieti mortificati questi idioti, si può dire, tanto sono veramente delle brutte persone. Oh, una cosa va detta, Christian, magari avremo bisogno anche di un po' più di contenitori. Io dico che non sono mai abbastanza, però poi logicamente non è mai abbastanza la decenza di portarsi al contenitore più vicino e scaricare i propri rifiuti. Questo è vero, una cosa che ho detto già in tempi non sospetti. Qualche contenitore in più. Perché da quando vorrebbe. È iniziata la raccolta differenziata, quindi abbiamo i bidoni nei nostri condomini e tu sei in un quartiere, hai preso la pizza al negozio e vai mangiando la pizza e passeggi, finita la pizza, la carta, non sai dove metterla perché non ci sono più cestini alle fermate dell'autobus piuttosto che da qualche parte, sono nei parchi pubblici. Io la metto in tasca e me la riporto a casa anche se cola l'olio, però molti si sentono autorizzati a buttarli. Adesso venivo qui, ho trovato due gratta e vinci per terra, l'ho preso, l'ho messo nel secchio che era a 10 metri. Tra l'altro non c'è cultura. Non avevano vinto un tubo? No, molte volte ti assicuro che sono vincenti perché li guardo e due volte mi è capitato di trovarli vincenti, come due volte sono andato a pulire la Terminillese trovando prosecco, bottiglie di birra e questo ho trovato 10 euro sotto una scatola di prosecco. Lo vedi? Penso che ci sono anche delle belle retribuzioni. È la dimostrazione che chi butta la roba per terra è idiota in tutti i sensi, perché butta anche gratta e vinci vincenti e io penso soldi. Che tu questo lo strameriti. Questo grazie. Vorrei terminare questo nostro incontro, che veramente ci sono delle volte in cui vorresti durasse tanto di più il salotto di Simona, ma anche perché tu sei un uomo estremamente ironico, fai delle battute pazzesche, questa la voglio dire in chiusura, un giorno magari condurrò il salotto di Christian, il bagno di Christian, poi che altro hai detto? Ma il corridoio la cucina, possiamo fare anche una trasmissione lì. Sarebbe bellissimo. No, c'è da divertirsi. Sì. Ma è un premio, quest'anno ho ricevuto più riconoscimenti, pensa, che premi delle vittorie delle gare. Perché questo è ambitissimo, un po' perché è consegnato da Rieti Life, un concorso popolare, io ne sono felicissimo, un po' perché ha la memoria di Andrea Milardi, di cui ne abbiamo parlato prima. A dicembre ho ricevuto il premio Alessandro Salustri, fonte di ispirazione, con la frase sognare e volare. Perché per me è una cosa un po' la Walt Disney, se riesci a immaginarlo puoi farlo. Esatto. E è il life motive della situazione. Io quello che sono riuscito a immaginare sono riuscito a farlo. Sì. Nonostante ero magari impedito sia fisicamente, ma quest'anno è stato forse l'annata che mi ha dato più soddisfazione nel mondo del ciclismo. Sono riuscito a raccogliere molto. Con Alessandro poi c'era un'amicizia particolare. Ti dicevo che quest'anno, oltre ad essere fisico, è stato anche molto spirituale.
perché non tanto per i segnali con l'altra dimensione, ma sono proprio riuscito a capire me stesso come atleta, come uomo, ho avuto molti insegnamenti e chissà cosa mi riserva il prossimo anno. Sicuramente quello che ho imparato da quest'anno lo riporterò assolutamente nel 2020. Nel 2020 siamo pieni di impegni, tra cui un omaggio sempre a Alessandro. Con Alessandro abbiamo scritto un pezzo postumo che è il mio messaggio che è stato dato a Rieti Life come anteprima per lanciarlo, un pezzo scritto con dei post su Facebook da parte sua. Abbiamo fatto anche qui il lancio insieme a Cristian Dio ci aiuti. Ecco perché ti dico è stato un anno spirituale, perché è come se fossi in connessione con un qualcosa che non so cos'è, dovrò Sei scoprirlo. sicuramente un prescelto, non è dato a tutti Ma avere sono. anche un amico che a un certo punto passa di là e sicuramente ti ha lasciato delle memorie e sicuramente anche qualcosa da fare di qua, ma come tu dici, le cose più importanti stanno nell'invisibile e quindi bisogna allenarsi a far questo. Tu ci insegni a fare tante cose con la determinazione, la concentrazione, ma adesso in questa parte finale di questa intervista con Cristian Bianchetti si apprende che c'è anche un momento assolutamente necessario dove si può ascoltare qualcosa che apparentemente non c'è, ma fa un sacco di rumore. C'è, fa molto Grazie, rumore. grazie davvero di cuore per essere stato con noi, aver condiviso tutto questo, che è È tanto. molto. Forza, ti vogliamo rivedere con altri premi, Speriamo in un medaglie. 2020. Vittorie a 360 gradi e soprattutto io, se me lo permetti, inviterei tutti i cittadini, non solo quelli che ti hanno votato, ma anche quelli che non l'hanno fatto, che non hanno saputo nemmeno che c'è stato questa sorta di concorso, allo sportivo dell'anno. Cristian, ti vogliamo bene e soprattutto andate a vedere, ecco, dicevo questo, la sua pagina, perché ci sono un sacco di altre cose che non abbiamo avuto il tempo di dire in questo appuntamento al salotto, ma c'è tanto tanto di più da scoprire, da vedere e da La condividere. pagina è Grazie molto davvero. interessante. Cristian Lo so, per Bianchetti, questo. ultra cycler musiciclista. È così lunga, non entra più neanche su Facebook, Ma anche però. perché lui stesso ha detto fatemi fermare qua, avrebbe dovuto aggiungere altre cose, ma lasciamo Quante ne stare. abbiamo di Andate a aneddoti? visitare e capirete ancora di più chi è Cristian. Grazie per essere Grazie stato qua. Simona, Alla un saluto a tutti quanti. prossima.